Buongiorno. Buongiorno. Siamo al Panzotto di Roma, in via Trionfale 94. E lui è Antonio, il primo chef del Panzotto. E oggi abbiamo avuto una notizia molto, molto, molto simpatica. Abbiamo saputo che il ristorante Roma di Amatrice ha riaperto i battenti. E nella location dove sono le casette è nato il nuovo ristorante Roma di Amatrice. Noi, amici della famiglia Bucci da tantissimi anni, oggi vogliamo farvi vedere come facciamo la matriciana, così come il grande Arnaldo Bucci ce la insegnò 30 anni fa. Questi sono gli ingredienti. Il guanciale di Amatrice che abbiamo affettato in piccoli dadini, il pecorino Brunelli che per trovarlo siamo diventati matti, perché non esiste proprio più, ma è il miglior pecorino romano che esiste oggi in commercio in sul piazza, magnifici pomodori piccadilli che abbiamo passato nella nostra famosa Special One e naturalmente peperoncino e sale. Ma l'ingrediente principale, perché voi sapete benissimo tutti quanti qual è il segreto di una grande pasta, ragazzi, è la pasta, eccola qua. Noi abbiamo gli spaghetti della Benedetto Cavalieri di Lecce e adesso andiamo a cucinare. Chef Antonio pone il guanciale nella padella per passare all'azione. E attenzione, questo è molto importante, uno dei segreti di un'ottima matriciana è la giusta cottura del guanciale, che deve essere croccante e non bruciato. Vedete come frigge, come sfrizzola il guanciale di Amatrice e adesso in pochi minuti sarà pronto per la Special One. Naturalmente mettiamo a cuocere una dose leggera, solo per noi due, di spaghetti della Benedetto Cavalieri e il guanciale sta arrivando a cottura. Nel guanciale così perfettamente cotto andiamo ad aggiungere la nostra Special One e la lasciamo andare. Aggiungiamo un pizzico di peperoncino. Vai, c'è Antonio col peperoncino. E alcuni minuti per far rapprendere il tutto. La pasta è cotta e andiamo a buttarla, calarla, calare la pasta, si dice, nella nostra splendida matriciana. E adesso Chef Antonio fa una mantecata di quelle strepitose, guardate che spettacolo! Il piatto è pronto e naturalmente andiamo ad impiattarlo. Chef Antonio sta compiendo il suo capolavoro, un'opera d'arte degna di Raffaello. Il piatto è pronto. Aggiungiamo sopra un po' di quel maledetto, guarda che spettacolo, e la peppa. E a questo punto andremo ad effettuare un piccolo test. Antonio, andiamo ad assaggiare il capolavoro che abbiamo preparato. Voglio dire che siamo obbligati, no? Questo è un test che occorre assolutamente fare. Siamo costretti.
qui ci starebbe bene la parolaccia, però non la possiamo dire, siamo educati. Assaggia questa pasta, Antonio, è una cosa divina, divina proprio. E a questo punto le possibilità sono solo due. O prendete l'autostrada del Sole A1 fino all'uscita di Fiano Romano, prendete la Salaria, strada statale numero 3, proseguite dopo Rieti, via Antrodoco e arrivate fino ad Amatrice, ristorante Roma, e salutate la famiglia Bucci. Oppure, se vi è più semplice, venite a gustarla al Panzotto di Roma in via Trionfale 94.